Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo tornati in sella dopo 2 mesi. Per chi non lo sapesse, anzi non ve l'ho praticamente mai detto, mi sono rotto tibia e perna in modo abbastanza tragico, operazione, placche e tutto il resto, ma su questo farò un video dedicato e se ritrovo la scheda e senti che c'era dentro in questa GoPro vi faccio anche vedere come me lo sono rotto. Detto questo, cominciamo subito. Oggi prima, diciamo, uscita ufficiale qui sul tubo. E già che ci sono, vabbè, ho rispolverato la mia Yetona che con le ultime modifiche fa spavento, ma siamo andati dopo l'unboxing a montare anche i componentini spank, il manubrio che era la cosa che mi interessava più di provare, le manopole e anche i pedali che il buon Pialo per adesso ha mollato perché lui preferisce gli SPD. Quindi oggi andiamo a fare un bel confrontino. Il Pialo c'è il manubrio Spike, quindi la versione da 800, mentre invece io ho la versione da trail che è da 780, un pelino più corta. Io Rise 25, mentre invece il nostro buon Pialo 30. Rise 30, upsweep di 4 gradi e backsweep di 8. Quindi un manubrio anche molto molto semplice. La cosa però che mi piace più di questo manubrio, che voglio assolutamente provare ma che ho già sentito che si avverte subito, è il vibrocore, quindi quella spugna che avete visto verde all'interno del manubrio, che in teoria dovrebbe dissipare un sacco le vibrazioni. Sui pedali invece ho pochi dubbi, perché secondo me, visti i precedenti, comunque è anni che vengono prodotti questo modello, non abbiamo grandi test da fare perché sono già ottimi pedali. Quindi detto questo ragazzoli, pausa pranzo, ci facciamo una cornetta in super easy, c'è anche il nostro mele in elettrica e andiamo. Devi fare il video, sentite come parlava buona prima. Hai visto? Ma ormai quando ha imparato come andare in bicicletta, eh. Tra l'altro simpatico il Pialo che mi aspetta, grazie Pialo. Ha già visto che è partito a stecca il Pialo. È tornato con questa lama a doppio taglio, adesso c'è la telecamera per rompere il taglio. Ma hai messo la pompa, hai tolto 10? Hai tolto 20, vecchio? Perché l'aria che butti dentro la fa già sgonfiare di 10. Ho fatto 10, ho dato 2 pompatine. Sì. 2, però 2 botte. Non ci credo neanche se mi paghi. Ma non credo. Che hai dato 2 pompatine. Sì, le ho date, perché so che fa quando fai io. Sì, ma che perde 10 PSI. E 2 pompatine non sono 10 PSI, vero? Spingi sulla bici dietro, non si muove davanti, affonda già. Ma dietro sono bloccato? Beh. Sblocca? Uguale. Vai. No, si smusa un casino, si vede a occhio. Doveva finire come con la Merida quando l'aveva provata. Fa schifo Zilli, non va bene. Ah, io ho fatto il Saga al volo. Fantastica Zilli, una bomba sta bici. Calma, calma. Calma, non andiamo sui dettagli. Lo stai guardando? Va, che laghetto che abbiamo oggi. Che bomba. Oh, ma quanto è infuocato questo Pialo oggi in salita. Guardalo, guardalo, sempre a farla a mezza. Ma che lo fa apposta? Si è accorto anche meno che c'è l'elettrica che fai la mezza. Frena mano, tira la leva, Melo. Scotta la pinza. Ma voi non lo sapete, ma ragazzi, nei prossimi giorni arriva una bomba. 2 bombe forse. Sul secondo canale vedrete cose, non vi dico niente. Sì, e mettere la termica è stato l'errore più grosso della giornata. Sto morendo di caldo. Davvero? Ma guarda che c'è un bottone lì a sinistra, Melo. Se schiacci il meno. Aspetta! Ma ti scaldi, da paura anche. È un modello che non girano i pedali. Non girano, ma si bloccano proprio. Cementati. Upgrade anche lui, scalda le gomme. Oh, la macchina upgrade, Hai visto che upgrade? È bella così, eh. Non è male, eh? Sì. E si spinge la biciclettina. Ma fa l'andreino? Sì, un sacco. Ma senti come lavora bene, ma non vuole spingere. Ah, non lavora bene? Certo. Anche lavora bene, i glutei e basta. Anche camminare, ragazzone, ancora sono un po' acciaccato. Però da quello che mi dice il fisio, sto recuperando molto bene, quindi presto torneremo al 100% se tutto va bene. Prenderlo qua laterale per 7 miliardi. Devi per forza prenderlo laterale.
fatica, anche perché in mezzo muori. Devo ricordare più alto perché hanno chiuso il buco. Ah. Non vedi che sono i bastoni? C'era un buco. Prima io di saltare proprio in cima alla roccia. Ma pensa a te. Ma che bella. Vuoi andare alla croce? Devi dire qualcosa? No, non devo dire niente. Lo dico in fondo alla discesa. Due videini per la prima impressione, ma non prendo flette. Ma che prima impressione fai a fare una discesa? Va bene. Tu allora, ne hai fatte quattro, non hai sentito niente. Beh, ma lui è il ho sentito che va, mi piace. Beh, io non ho sentito che mi piace, attenzione. Ci vediamo. Chiacchierini. L'anno prossimo troverete queste frasi ed altre di Pialo sulla Smemoranda 2022. Ho sentito che mi piace, cheat. Andrea Pialorsi 2021. Andiamo a provare questa caviglia. Io mi sa che questo non lo faccio. Andiamo con cautela. Ma che bello ritornare in bicicletta. Comunque ragazzoli, per chi non avesse mai dovuto fare una pausa di così tanto tempo, non ve lo auguro. È stata la cosa più lunga in assoluto e soprattutto più debilitante, perché nel 2017, se non mi ricordo, ma nel 2016 mi sono rotto l'omero, spezzato proprio, operazione tutto, ma vi posso assicurare che non è stato così debilitante. E tornare oggi spaziale, no, si sente veramente un botto il manubrio, che è morbidissimo, e qui non è praticamente rotto, immagino su una pietraia. Se vi devo dire la verità, ragazzuoli, già prima nel fare un po' di ciclabile e giusto un paio di sterratini, ho sentito che qualcosa era cambiato. Ed effettivamente, sarò è proprio morbido, morbido. Dovrei solamente capire bene se è la lega del manubrio morbida, che quindi flette parecchio e assorbe le vibrazioni, oppure è il mix tra vibrocore e la lega, oppure solo vibrocore che fa questo lavoro. Cosa dici, Andreino? È una bomba. Sai che la prima volta che ti dicevo dalle manine, cosa? La prima discesa, non stavo su bene col flat. Ah, perché non ma perché non sei abituato, Andrea, a stare con i flat. Caricavo tanto davanti. Adesso arriva il pezzo preferito dell'Andreino. Andrea, guarda come taglia. Un pelo secca oggi, Mamma mia, tornare in bici, la cosa più bella del mondo, cazzarola. Ecco, sui salti, la mia caviglia è ancora molto out, non ho forza per tenere la bici, però per scendere così, tranquillo, ce la facciamo. Non spress, ancora dai, ce l'abbiamo quasi. Frena, non frena. Ah, sei arrivato a fine corsa oggi? Ah, chissà come mai. Forse perché hai la forca troppo sgonfia? Ah, però adesso è bella morbidosa. Sì, però quando freni sai, allora la bici che è un puntello. Chi se ti rimbalza così? Sì. Comunque raga, stiamo utilizzando da un po' di tempo, in realtà io le ho usate molto meno di Pialo, le gomme Specialized nuove, la Butcher e la Eliminator al posteriore, quelle nuove con la mescola, questa qua è T7 T9, quindi intermedia, medio morbida, all'anteriore T9, e cazzarola, mi hanno veramente stupito, che bombetta, vanno veramente bene. Allora, pedalare ovviamente grippano. 2.6 davanti. Sì, poi lui c'ha il 2.6. Lui ha il 2.6, io ho il 2.35, infatti la differenza è abissale. La bomba, eh? Il giochino? ti sei accorto con i pedali? Facevo fatica con i flat che mi scivolavano i piedi, sì, perché, con le scarpette da skate. Perché l'Andrino non ha ancora capito che per i flat ci vogliono le scarpe giuste. Lui voleva usare delle scarpe di 6 anni fa con la sola cotta. Skitate un annetto. E tu immaginati che sono morbidine che attaccano sul pedale. Arrivano i piedi così di qua e di là. Le basi. Vedete invece il nostro buon Melo? 5'10". Bravo Melo. Andiamo. Poi vabbè, dopo mi cadi sulla forca sgonfia, però fa niente. Ah dai, è sparito, è stato risucchiato dentro. Dai! Lo provo il saltino? Vuoi la caduta di così? Vuoi la caduta? No, non la voglio la caduta. Tornare sul canale? Si è scagato il Pialo. Come mai non l'hai fatto, Andreino? Lo copiamo bene, senza esagerare. Devo dire che
il grip è notevolmente cambiato dalle gomme da down country, però devo dire che anche la pedalabilità l'abbiamo un pelo persa. Che figata, che figata! Non esiste uno sport più bello, non esiste, non esiste. Cosa volete di più della mountain? Hai anticipato bene, Andreino, come ti ho detto l'altra volta? Attenzione! Foglie di foglie, sta posto. Bucato qua, curva Signo. Oggi non frena niente. L'abbiamo fatta allegri oggi, Bellina. Stupide. La foglietta lì. Cos'è che stavi dicendo, scusa Andreino? No, no, spiegami. Cos'è che stavi dicendo? Forse le manopole un po' troppo larghe. Andre me l'aveva cos'è detto. Che ti aveva detto lo scemo qui dietro? Anche Andre me l'aveva detto. Che Andre? Ah, anche Andre. Così, è così, ma si sbaglia. Beh, ti darò le mie, dai. Dai, sono verdi. Ma ti trovi bene allora, sì, col manubrio? Sì, assolutamente. No, secondo me flette veramente tanto. Senti, cioè, flette, allora, non è che flette in senso negativo, nel senso lavora tanto e quindi assorbe un botto di vibrazioni. Non so dirvi se è il materiale interno o se è il manubrio comunque che è strutturato così, quindi ci dà più comfort. Però devo dire che la differenza è sostanziale. Veramente già dei primi metri si sente un botto. Manopoli mi piacciono perché sono belle strette, a differenza di quelle di piano. E hanno veramente un buon grip, anche che vado senza guanti e mi sono trovato bene. Da provare. Decisamente meglio, faccio meno fatica, poi c'ho le manine piccole io. Le manine da fata, sì. E soprattutto saranno da provare in estate col sudore, visto che lo senza guanti, se scivolano oppure no. E dei pedali? Pedali niente da dire, questi qua li producono da praticamente un secolo e sono rimasti uguali perché vanno da Dio. A differenza di quelli che uso abitualmente, questi hanno i pin lisci e non hanno il grano filettato, ma devo dire che se avete le scarpe giuste con la suola morbida, il grip è figo. Soprattutto la cosa che mi piace di questi pedali è che Andre vende sul sito il kit per ricostruirli tutti, quindi quando andiamo a consumare i cuscinetti compriamo il nostro kit, li ricostruiamo e sono come nuovi. Direi che questa prima discesina di stagione, della nuova stagione, è andata. Mi sono divertito un botto, raga, è stato assurdo ricominciare a pedalare, la cosa più bella del mondo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale se è la prima volta che arrivate qui e noi ci vediamo al prossimo video. D'ora in poi, raga, si ritorna a pedalare di brutto e fare un botto di contenuti. Intanto qui si fa setting, intanto Pialo fa il guru. Cosa dici qui, Pialo? Due, come hai detto tu, erano troppo, era lenta. Uno invece va bene. Sì?